partiamo da una base di circa 4 euro partenza nell'accordo di filiera. Perché si fa comunemente un tipo di accordo di questa natura? Noi dobbiamo far emergere tutte le contraddizioni. Quando la signora giustamente nell'apertura ci ricordava di questi meccanismi per cui abbiamo grandi difficoltà dalla linearità, perché noi stiamo accettando i contratti di filiera? E perché chiediamo i contratti di filiera? Perché la pluriennalità dell'accordo consentirà una programmazione che fino ad oggi non c'è mai stata anche nell'ordine, perché le grandi oscillazioni nel prezzo sono la causa delle difficoltà che sia l'industria che sia il comparto praticamente stanno vivendo. Poi abbiamo un obiettivo, perché le cose devi tradurre con una parola d'ordine. Come si considererà il patriottismo delle imprese olivicole e delle industrie olivicole italiane? Quelle che tenderanno nel brevissimo tempo ad arrivare a brand che contengano almeno il 50% di olio italiano. Ma siccome questo fa parte integrante, perché dico il 50%? Perché non è che là se no veniamo dal mondo della luna. Noi siamo importatori netti in tutte quante le filiere. Chiediamo questo, nient'altro che questo, di stare insieme dentro questo tipo di accordo, perché è un accordo che può consentire a una filiera come quella dell'olio di potersi in qualche modo rappresentare come il massimo dell'italianità. Per me il massimo del made in Italy di una qualsiasi industria qui rappresentata è quell'industria che possa dimostrare che all'interno dei suoi blend c'è almeno il 50% dell'olio extravergine oliva italiano, piuttosto che dell'olio italiano, piuttosto che dice, ma io faccio il 100%, vabbè, ti daremo la palma con la biga qui sulla via che ci porta verso Roma.